essere l'interlocutore meno indicato, anche perché la massoneria, così come la viviamo noi, così com'è la sua storia, che è la storia di Allende, di questi personaggi, poco ha a che fare con questi potentati. Cioè, pensare che la massoneria domini le scene del mondo attraverso la finanza, che penso veramente che sia una leggenda metropolitana, insomma, perché possiamo vederne l'escluso storico nelle grandi battaglie di liberazione che vanno dal Nord America al centro, al Sud America. Ancora oggi a Cuba ci sono 30.000 massoni e non sono là per la Goldman Sachs. Sì, il problema, Luca, è che la massoneria in Italia, diciamoci la verità, fa paura anche perché noi abbiamo avuto una continuazione di massonerie deviate, la P2, la P3, la P4 hanno continuato a ripresentarsi anche recentemente. Lei pensa che tutti gli ultimi casi, le P3 e le P4 che hanno attraversato questi ultimi anni nel nostro paese, sono state anche loro, diciamo, massonerie deviate o no? Sono state nulla. Sono state? Nulla. La P2 è Nulla. stata qualcosa. Adesso sono persone che si aggregano e fanno affari, non li fanno. Questo è stato... La P2 invece è stata un'altra cosa seria, un'onta per la massoneria seria. Però vorrei ricordare, a proposito dei repubblicani e massoni, che a sciogliere la P2, a bastonare la P2 è stato Armandino Corona, che era repubblicano e che è stato anche lui il gran maestro. Quindi rispetto a questo, e anche il maestro Rappi ha avuto modo di esercitare la sua scienza di avvocato in quell'occasione. Cioè, quindi dobbiamo distinguere, come ho detto prima, purtroppo ci sono diverse massonerie in Italia e ci sono anche delle deviate, ma il simbolo della massoneria deviata è la P2. E dopo non c'è Ma stato più dobbiamo dire anche nulla. di più, che tra l'altro tra i consiglieri di Spadolini e tra gli ideatori della legge, che è stata lo storico, la legge Spadolini-Anselmi, uno trova Paolino Unger, notoriamente massone, il rettore dell'Università di Bologna dell'epoca, Robert Simonaco, che ebbe un passato massonico importante. Certo. Quindi bisogna sempre di saper distinguere e soprattutto non è una sigla che dà un'attribuzione. Se io vado a vedere, scrivo contratto di locazione, è un contratto di compravendita, è un contratto di compravendita. Cioè, Certo. questa non era massoneria, era un comitato d'affari, questa Certo. figura. Però sai che cosa mi colpisce del ragionamento che voi fate? Perché ovviamente io mi aspettavo che voi due, entrambe, gettaste acqua sul fuoco di qualunque Ma polemica in questo no, senso, che se si guarda al passato, e questo vale anche per il libro che lei ha scritto, diciamo, lo ripetiamo, In nome dell'uomo, dal Risorgimento alla modernità, il libro del maestro Raffi. Rivendicate sempre l'importanza di tanti uomini molto importanti in posizioni chiave. Si arriva poi, più vicino si arriva all'epoca moderna, più dite, ma no, non c'è nessuno, ci sono due, tre, eccetera, eccetera. Sembra un cover-up, sempre una copertura questa che fate. no, Questo cioè, è stato tutto, pure i partiti abbiamo dei grandi uomini, non ci sono. C'è anche la massoneria E anche la fascista massoneria, adesso. certo, non hanno, questo è Eugenio Chiesa se voglio parlare dei repubblicani, Natali, più grande Natali, che l'abbiamo avuto. Quindi la società che è un po' in questa No, se vogliamo, c'è un periodo che noi situazione. Il problema sappiamo che... della massoneria è soprattutto nel mezzogiorno, dove ci possono essere infiltrazioni mafiose. Noi Quello è il vero problema, stiamo non è molto attenti. se comandano o non comandano, quello è il vero problema. Quello. Merito di Gustavo Raffi è quello di aver portato all'esterno questo problema. Ma non solo, io proprio a Reggio Calabria ho affermato che la Chiesa può pensare alle pecorelle smarrite. Noi no, nel senso che io so che andavo a infrangere un principio di diritto, cioè che le colpe dei padri non si trasferiscono ai figli. Va bene. Però io dissi né familiari né frequentatori di mafiosi, fuori tutti. L'avevo detto in Va quella bene, zona. questa è parte della cosa. Noi, questa è la nostra penultima puntata, vi lasciamo qui. Questa sera non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco, come si dice, dell'importanza della massoneria, nel senso che chiudiamo questa settimana in maniera pari. I cattolici dicono che ci sono molti massoni, i massoni dicono che ci sono molti cattolici, è l'equivalente del centro-sinistra che dice che Monti è loro e il centro-destra che invece dice che Monti è loro. In una situazione perfetta, probabilmente, per molte incomprensioni per il tempo.